Allora, l'argomento di oggi è l'amplificatore differenziale, però prima di parlare dell'amplificatore differenziale dobbiamo completare il discorso sullo specchio di corrente. In particolare, dobbiamo determinare l'effetto che lo specchio di corrente ha nel circuito nel quale è inserito. Ad esempio, quando abbiamo utilizzato lo specchio di corrente per polarizzare un circuito a transistori bipolari, esempio questa rete di polarizzazione, noi è evidente che tra questo punto e questo punto introduciamo qualcosa, perché questo circuito non è un circuito ideale. Allora noi vogliamo determinare che cosa introduciamo tra questi due terminali, sia alle medie frequenze, sia tenendo conto delle capacità, perché abbiamo visto che questo circuito a sua volta è realizzato a partire da transistori bipolari o da MOSFET e quindi comunque da elementi che contengono elementi reattivi. Quindi come prima cosa noi ci costruiremo il modello dello specchio di corrente, possiamo farlo sia a MOSFET che a transistori, lo facciamo a transistori a media frequenza e vediamo qual è il contributo di questo dispositivo. A transistori, lo specchio di corrente, noi l'abbiamo realizzato in questo modo. Abbiamo considerato due transistori montati in maniera tale da avere la stessa VBE e abbiamo considerato che questo punto è quello che viene introdotto in questo punto del circuito. Quindi andremo a valutare che cosa vediamo tra questo punto e la massa. Per fare questa valutazione consideriamo il modello dello specchio di corrente. Ora, come al solito, passiamo per il modello dei singoli dispositivi. Quindi questa sarà la base con 1. Il collettore, l'emettitore di Q1 e però ci avrò il dispositivo Q2. Questo è il collettore di Q2, la base di Q2, l'emettitore di Q2. Noi vogliamo valutare che cosa vediamo guardando tra il collettore e l'emettitore, quindi essenzialmente guardando qui dentro. Naturalmente dobbiamo prima considerare le connessioni che abbiamo tra questi due dispositivi, quindi da qua vediamo che le due basi sono cortocircuitate, che la base di Q1 è in cortocircuito con il collettore di Q1. Quindi la base di Q1 collegata con il collettore, collegato con l'altra base. Dal collettore abbiamo la resistenza RF che va a massa. Gli emettitori sono collegati tra loro e sono connessi a massa. La cosa che si osserva subito è che questo è un circuito passivo, cioè non abbiamo nessun generatore di segnale qua dentro. Quindi non avremo un segnale VP-1, così come non avremo un segnale VP-2, quindi questi generatori di corrente in realtà non erogano niente. E quindi è evidente che l'unico elemento che io mi trovo tra il collettore e l'emettitore del secondo transistore è la sola resistenza R02. Quindi questo vuol dire che per tenere conto della presenza di uno specchio di corrente io devo considerare che tra questi due punti ho inserito in realtà la resistenza di uscita del transistore Q2. Questo chiaramente a media frequenza, ma noi dobbiamo considerare anche le capacità presenti nel modello, se vogliamo fare un modello più generale.
Dove sono le capacità? Le capacità sono tra base emettitore e base collettore di ciascun transistor. Quindi io avrò tra base emettitore una capacità CP1, tra base collettore, in realtà avendo qui un cortocircuito, la capacità non ha nessun effetto, avrò una capacità tra la base e l'emettitore del secondo transistore CP2, avrò una capacità tra base e collettore del secondo transistore CV2. Ora, per determinare qual è l'impedenza vista tra collettore e emettitore, in realtà io dovrei andare a considerare tutta questa rete. In realtà noi sappiamo che questa capacità, per effetto del teorema di Miller, contribuirà sia all'ingresso che all'uscita di questa maglia. Quindi in qualche maniera quello che io vado a vedere a questi due terminali comprenderà la resistenza R02 in parallelo con una capacità legata alla CV2. Ora, senza voler fare la trattazione, che comunque verrebbe fatta in maniera approssimata, quello che possiamo ricordarci è che in realtà quello che si vede tra questi due punti generalmente si può schematizzare come la resistenza R02 in parallelo con una capacità il cui valore viene genericamente determinato come due volte la CMU di questo transistore. Quindi, senza entrare nel dettaglio, dobbiamo però ricordare che dal punto di vista dell'impedenza, noi quando abbiamo uno specchio introduciamo un cappio RC, dove R è la resistenza di uscita e la capacità è circa due volte la capacità base collettore del transistore che sta sull'uscita. Detto questo, possiamo passare a studiare l'amplificatore differenziale. Che cos'è un amplificatore differenziale? Dal punto di vista ideale, un amplificatore differenziale è un circuito che accetta in ingresso due segnali, diciamo V1 e V2, che mi produce in uscita un segnale V0 che almeno dal punto di vista ideale dovrebbe essere proporzionale alla sola differenza dei segnali d'ingresso. Quindi da un punto di vista ideale noi ci aspettiamo un circuito per il quale l'uscita è una replica amplificata della differenza dei segnali. Questo coefficiente moltiplicativo, l'amplificazione, la chiamiamo amplificazione differenziale. In realtà, quando poi andiamo a realizzare i circuiti con i dispositivi che abbiamo, vedremo che l'uscita non si limita a questa parte qua, ma troviamo in uscita un ulteriore termine che è proporzionale alla media dei segnali presenti all'ingresso attraverso un coefficiente ACM che chiameremo guadagno o amplificazione di modo comune. Questo termine qua è un termine indesiderato e quindi una misura della bontà di un amplificatore differenziale è il rapporto tra il guadagno differenziale e il guadagno di modo comune. Questo rapporto viene indicato con CMRR, rapporto di reiezione del modo comune, ed è valutato come il rapporto tra AD e ACM espresso in decibel. Quindi più è alto questo rapporto, migliore saranno le prestazioni dell'amplificatore differenziale. Noi vedremo questo circuito, come tutti gli altri che abbiamo visto, si può realizzare sia MOSFET che transistori, noi lo vedremo nella versione bipolare, diciamo, l'amplificatore a MOSFET avrà esattamente le stesse caratteristiche. Allora, andiamo a
considerare uno schema e poi ne spieghiamo il funzionamento. Questo circuito che ho disegnato è uno schema di un amplificatore differenziale realizzato con transistori bipolari. I due transistori devono necessariamente essere uguali, così come per funzionare, diciamo, al meglio delle sue prestazioni, sarebbe necessario che tutte le componenti, quindi le resistenze RC, le resistenze RB, anche la temperatura di tutto il circuito, fosse esattamente la stessa, quindi un circuito perfettamente bilanciato. Quindi chiaramente questo è un circuito che deve essere realizzato in forma integrata. Che cosa osserviamo? Abbiamo due transistori polarizzati da un generatore di corrente che fa in modo che qui scorra una corrente di valore I, e poi abbiamo due transistori, sono montati in modo tale da avere l'emettitore in comune, e quindi ciascun transistore avrà una propria VBE. Poi abbiamo le resistenze di collettore e consideriamo come uscite di questo circuito le tensioni al conduttore. Che cosa vediamo quindi? Che noi applichiamo due segnali alle basi dei transistori, VB1 e VB2, e in generale può essere considerato uscita del circuito sia la tensione di collettore rispetto alla differenza dei due segnali applicati, e in questo caso parliamo di uscita singolente, sia possiamo considerare uscita la differenza delle tensioni ai collettori considerata rispetto alla differenza dei segnali applicati. E in questo caso si parla di uscita differenziale. Adesso però a noi come prima cosa interessa andare a valutare il campo di linearità di questo amplificatore, perché noi sappiamo che affinché si possa usare un circuito per fare un amplificatore ci deve stare una relazione di linearità tra le grandezze di uscita e le grandezze di ingresso. Allora, noi partiamo dal considerare le correnti di uscita. Che cosa possiamo osservare da questo circuito? Innanzitutto, noi qui abbiamo una corrente che è fissata dal generatore di corrente, I. Nel caso in cui non abbiamo nessun ingresso, quindi nessun segnale, la corrente di polarizzazione si divide equamente tra i due rami del circuito. Quindi avremo i mezzi e i mezzi. Se applichiamo dei segnali, in relazione al valore dei segnali che applichiamo, questa corrente, sempre I sarà nel ramo di emettitore, ma si dividerà in maniera diversa nei due rami. E quindi che cosa avremo generalmente? Avremo che qui passerà una certa corrente IE1, qui avremo una corrente IE2, qui una IC1 e qui una IC2. Allora andiamoci a calcolare queste correnti, partendo dall'assunto che comunque la loro somma, quindi IE1 più IE2, deve essere uguale alla corrente I che scorre sotto l'emettitore. Ciascuna corrente ce la calcoliamo in realtà in questo modo qua. Io mi vado a valutare il rapporto tra la corrente IE1 e la somma delle due. Questo rapporto io lo posso scrivere dividendo tutti i termini per IE1.
1. Quindi questo rapporto io lo posso calcolare come 1 più 1, i e 2 su i e 1. Quanto valgono queste correnti? La i e 2 la posso calcolare come la ic 2 fratto alfa, e quindi come una i con s su alfa per e elevato a v di e 2 diviso di t. Allo stesso modo la corrente i e 1, che sarà pari a ic 1 su alfa, la potrò scrivere come i con s su alfa per e elevato a v di e 1 su vt. Quindi al solito modo, come una corrente di saturazione inversa legata in maniera esponenziale alla tensione tra base e vettitore. Quindi se queste sono le espressioni delle correnti, la I E1 tratto I E1 più I E2 io la posso calcolare come 1 diviso 1 più I con S su alfa per E elevato a V di E2 su VT tratto I con S su alfa per E elevato a V di E1 su VT. E quindi come 1 fratto 1 più, questi due vanno via, questi sono degli esponenziali, quindi si sottraggono, è elevato a v di e 1 meno v di e 2 su t. Chiaramente in questa espressione, essendo gli emittitori alla stessa tensione, questa espressione qua io la posso scrivere come 1 fratto 1 più E elevato a V di 1, V di 2 meno V di 1, V di 2 meno V di 1 su V di. Bene, se esprimo come differenza, quindi come V di, il segnale differenza, la quantità VB1 meno VB2, io ottengo che la IE1 fratto IE1 più IE2 sarà uguale a 1 fratto 1 più E elevato a meno VT su VT. In questo modo ho ricavato l'espressione della prima corrente, tra l'altro ricordiamoci che questa qua è la I complessiva, quindi se moltiplico tutto per la I, io ottengo che I1 è uguale a I fratto 1 più E elevato a me VD su VT. Chiaramente avrei potuto calcolarmi, potrei sicuramente calcolarmi anche la I2 con 2, il procedimento è esattamente lo stesso, l'unica cosa che cambia è il segno dell'argomento dell'esponenziale. Quindi, senza andare a calcolarcela, la I2 io la posso valutare come E elevato a V di. Quindi l'espressione delle due correnti in presenza di due generici segnali VB1 e VB2 è questa. A che cosa è servito calcolarci queste due quantità? Perché adesso noi andremo a realizzare un grafico nel quale riportiamo il rapporto VD su VT sull'asse delle ascisse e andiamo a diagrammare le correnti. La prima cosa che possiamo osservare qual è? È che se VD è uguale a 0, che vuol dire che non c'è differenza tra i due segnali alle basi, e allora E elevato a 0 vale 1, le correnti
sono uguali e sono entrambe pari a i mezzi. Quindi entrambe le correnti attraversano il punto i mezzi. Poi che cosa vediamo da qua? Che al crescere della differenza tra i segnali applicati alle basi, questa quantità tende a zero. Quindi all'aumentare di VD su VT, la corrente I con 1 tende ad essere tutta la corrente I del circuito. Allo stesso modo, al diventare negativo di VD, questo termine tende all'infinito, quindi la corrente tende a zero. Quindi questo che vuol dire? Che la corrente I con 1 ha un andamento di questo tipo qua. Il discorso simmetrico vale per la corrente I e 2, che quindi ha un andamento di questo tipo qua. Che cosa ci indica questo grafico? Ci indica che quando la differenza dei segnali applicati alle basi supera una certa quantità, la corrente non si distribuisce in maniera uniforme tra i due transistori, ma sarà in prevalenza da un ramo piuttosto che dall'altro. Vediamo però che c'è comunque un tratto nel quale, all'interno del quale, possiamo comunque trovare un comportamento, diciamo, di una qualche linearità tra la grandezza dell'uscita, la corrente, e la grandezza dell'ingresso, cioè la differenza delle tensioni applicate alle basi. Se uno va a fare anche una simulazione sparse, un semplice calcolo, vede che questa regione di linearità è compresa tra meno 1 e 2 per i transistori regolari. Questo vuol dire che io posso utilizzare questa struttura per fare un amplificatore lineare quando la quantità di D su VT è compresa nell'intervallo meno 2, 2. Se ci ricordiamo che VT vale circa 25 millivolt, questo significa che noi dobbiamo lavorare con segnali la cui ampiezza è compresa tra un intervallo che va da meno 50 a 50 millivolt. Quindi le differenze di segnale che io posso applicare alle basi e che mi restituiscono una corrente proporzionale a questa differenza di tensione deve appartenere a questo range qua. In questi limiti io posso utilizzare questa struttura per fare un amplificatore di tensione. Al di fuori di questi limiti questo circuito ha altre applicazioni, anche per esempio in elettronica digitale, vengono usati come amplificatori di lettura delle celle di memoria, proprio per la loro capacità di condurre corrente tutta in un lato o tutta dall'altra in dipendenza delle tensioni. Noi però ci mettiamo nell'ipotesi di linearità e andiamo a calcolare il guadagno dell'amplificatore. Per fare questo calcolo utilizziamo un circuito lievemente diverso, cioè evidenziamo il fatto che sotto l'emettitore in ogni caso noi troveremo una resistenza. Quindi consideriamo questo circuito qua. La resistenza la mettiamo come R con E.
questo, diciamo, è il circuito che noi andiamo a considerare. Noi ci vogliamo calcolare l'amplificazione. Ora, noi abbiamo visto prima che se io applico due generici segnali, quello che io ottengo è in realtà un segnale che dipende sia dal guadagno differenziale che dal guadagno di modo comune. Noi vogliamo valutarli separatamente, questi due guadagni. Per fare questo dobbiamo applicare delle coppie di segnali particolari che in un caso o nell'altro annullino la parte, diciamo, che non mi interessa. Come prima cosa noi andremo a calcolarci il guadagno differenziale. Quindi, per fare in modo che l'uscita sia soltanto dovuta al guadagno differenziale, dobbiamo applicare una coppia di segnali che annulli il guadagno di modo comune. Quindi noi applicheremo un segnale di con 1 pari a b di mezzi, un segnale di con 2 pari a meno b di mezzi. In questo modo io che cosa ci avrò? Avrò un segnale differenza che sarà pari a bd e un segnale di modo comune che sarà 0 perché i due segnali sono uguali ed opposti. Quindi se io applico questa particolare coppia di segnali, io posso dire che l'uscita è semplicemente data da AD B con D. E quindi l'amplificazione differenziale io me la posso andare a calcolare valutando questo rapporto di 0 su BD. Allora facciamo proprio questo. Quindi immaginiamo di applicare qui il segnale B di mezzi e un segnale meno B di mezzi. Cioè due segnali uguali ed opposti. Che cosa succede? Che le correnti saranno uguali, perché i segnali in valore assoluto sono uguali, ma avranno direzioni opposte. Quindi che cosa accade? Se io qui ho una corrente I e 1 a questo emettitore, avrò una corrente a quest'altro emettitore che avrà lo stesso valore, ma avrà il verso opposto. La conseguenza di questo fatto è che io non ho corrente che passa nella resistenza dell'emettitore. Corrente di segnale, i due segnali si annullano. Questo vuol dire che dal punto di vista del segnale, questo punto qua è come se fosse a massa. E quindi, dal punto di vista del segnale, io ho di fatto due circuiti che posso considerare così. Sono due circuiti a emettitore comune che hanno segnali uguali ed opposti all'ingresso, completamente indipendenti. Allora possiamo ragionare sia su uno dei due, l'unica cosa che ci verrà diverso è il segno della tensione. Allora consideriamo di ragionare su questo circuito. Voglio calcolarmi, abbiamo detto, V0 su VD, quindi il guadagno differenziale. Come si procede? Si procede sempre al modo classico, si fa il modello equivalente del circuito e si calcola la tensione. Il modello equivalente è quello banale di un amplificatore con i capi la tensione 0,1,
di qui abbiamo la resistenza di base e qui è connesso il segnale di due mezzi. Quindi la V01 sarà uguale, come al solito, alla meno G con M R01 parallelo RC per VY1. Ma VY1, lo vedete da qua, coincide con la V di mezzi. L'altra cosa che possiamo notare è che qui noi abbiamo un parallelo di resistenze, noi sappiamo che nel parallelo domina sempre la resistenza di valore inferiore e quindi presumibilmente quello che domina è la resistenza RC. Quindi che cosa possiamo dire? Che V01 fratto V con V non è altro che meno G con M RC. Questo è il guadagno differenziale, avendo considerato però come uscita la tensione V01 rispetto alla massa. Se io avessi fatto lo stesso ragionamento su quest'altro mezzo circuito, avrei trovato che cosa? Lo stesso risultato, l'unica cosa, con un segno diverso, dovuto al segno differente della tensione d'ingresso. Quindi, riepilogando, noi possiamo dire che il valore assoluto, il guadagno differenziale preso single ended, cioè considerando la tensione di un collettore rispetto alla massa, è pari a G con M RC mezzi. Se invece vado a considerare il guadagno differenziale inteso come differenza tra le tensioni di due collettori, quindi quello che si chiama common mode, avrò la somma di quelle due quantità, quindi G con M. Quindi se noi consideriamo la tensione del collettore rispetto alla massa, ho un guadagno G con M RC mezzi. Se io mi metto tra questi due punti e vado a considerare la differenza di tensione che vedo tra i due collettori, avrò G con M RC. L'altra cosa che possiamo notare prima di abbandonare questo circuito è che questo circuito ha una resistenza di ingresso che è pari al parallelo tra RB e RP1. Anche in questo caso, generalmente la resistenza più piccola delle due è la RP greco e quindi la resistenza di ingresso di questo amplificatore coincide con la RP. Andiamo a fare lo stesso discorso per calcolarci il guadagno di modo comune. Modo comune significa che devo applicare due segnali tali da avere una differenza nulla. Quindi sostanzialmente devo applicare due segnali uguali. Quindi immagino di applicare un segnale V con 1 pari a VCM, segnale di modo comune, e un segnale V con 1 pari anch'esso a VCM. In questo modo che cosa ho? Ho che l'uscita V0, il termine V1-V2 sia nulla, quindi non ho questa parte, e avrò semplicemente che sarà pari da CM per VCM, la media, coincide col segnale. Quindi io mi vado a calcolare questa volta ACM, guadagno di modo comune, con il rapporto V0 su VCM. Quindi io qui applico lo stesso segnale.
Che cosa cambia? Cambia questa volta il fatto che se ho una corrente di emettitore in questo caso e non la stessa corrente di emettitore dall'altra parte, uguali questa volta sia in modulo che in fase. E quindi le due correnti concorreranno a formare una corrente che attraversa la resistenza del regolatore. Quindi in questo caso non posso più trascurare questa parte di circuito. Quello che però posso fare è sfruttare comunque la simmetria, cioè ritornare a un concetto di mezzo circuito che è stato abbastanza semplice per fare la trattazione che abbiamo fatto, e questo noi lo possiamo fare se consideriamo che questa resistenza in realtà uno la può immaginare come proveniente da un parallelo di due resistenze, ciascuna di valore 2R con E. Allora, se guardiamo questo circuito, ci rendiamo conto che noi questo circuito lo possiamo considerare formato da due metà esattamente equivalenti. Quindi la metà di questo circuito è essenzialmente composta in questo modo. Quanto vale il guadagno di questo circuito? Il guadagno di questo circuito in realtà non c'è neanche bisogno di fare il modello equivalente, perché noi l'abbiamo già visto questo circuito. Questo circuito è un emettitore comune con resistenza di emettitore, e noi abbiamo visto che in questo caso, se è progettato diciamo in una maniera ragionevole, il suo guadagno è pari al rapporto tra le due resistenze. Quindi noi possiamo scrivere che ACM, ossia di 0 su VCM, non è altro che il rapporto RC su 2R con E all'incirca. Anche la resistenza d'ingresso di questo circuito noi l'abbiamo calcolata, dovrebbe essere abbastanza semplice da ricordarsi che questa qua è pari a Rp greco più 2R qual è per 1 più R. Nel caso del segnale di modo comune applicato alle basi, chiaramente ha senso parlare della sola amplificazione single-ended. Perché? Perché i due circuiti sono esattamente uguali, quindi se io vado a valutare la differenza tra le tensioni e i collettori, è chiaro che questa differenza è zero, necessariamente zero. Quindi nel caso dell'ACM noi abbiamo che il guadagno di modo comune single end è pari a RC fratto 2 R con E. Il guadagno diciamo di modo comune, il guadagno differenziale è 0. Perché ci siamo calcolate tutte queste quantità? Perché adesso, conoscendo questo e questo, noi possiamo valutare il CMRR dell'amplificatore. Abbiamo detto che il CMRR è il rapporto espresso in decibel tra il guadagno differenziale e il guadagno di modo comune. Allora, se andiamo a fare questo rapporto, otteniamo G con M RC mezzi fratto RC per 2 R con M. E quindi se semplifichiamo otteniamo che questo CMRR è pari proprio a G con M R con E.
A che cosa ci serve questo risultato? Perché noi vogliamo che questo rapporto sia il più grande possibile, noi dobbiamo rendere il più grande possibile questa quantità. Ora, intervenire sulla G con M significa cambiare la polarizzazione dell'intero circuito, G con M e C su BT. D'altra parte, se noi avessimo un vero e proprio resistore sotto l'emettitore, anche cambiare la R con E significa che uno va a cambiare la polarizzazione del circuito. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che io devo mettere sotto l'emettitore una resistenza di valore elevato e contemporaneamente devo poter scegliere la corrente di polarizzazione che voglio. In definitiva, questo che vuol dire? Vuol dire che sotto l'emettitore la polarizzazione del circuito deve essere necessariamente realizzata con uno specchio di corrente. Lo specchio di corrente che cosa fa? Vi consente di fissare la resistenza intervenendo su una la corrente intervenendo su una resistenza che sta fuori del circuito e nello stesso tempo vi impone tra questi due punti la presenza di una resistenza molto grande, che è la resistenza di uscita del transistore che viene montato sotto il circuito. Quindi questo amplificatore differenziale sarà sempre polarizzato attraverso uno specchio di corrente. Un'altra cosa importante che deve essere valutata per questi amplificatori è la risposta in frequenza. Anche in questo caso noi valuteremo separatamente la risposta in frequenza relativa all'amplificazione differenziale e diciamo quella relativa all'amplificazione di modo comune. Riguardo all'amplificazione differenziale, se io andassi a fare il diagramma di Bohr di A con D espresso in decibel in funzione della frequenza, io diciamo qual è l'andamento di questo grafico lo conosco già. Perché? Perché questo è un circuito al quale non si inseriscono, è un circuito integrato, abbiamo detto più volte, non si mettono le capacità esterne, e quindi non ho niente che mi limiti la banda alle basse frequenze. Quindi il guadagno parte con il suo valore a media frequenza. Dopodiché io so che intervengono le capacità interne del dispositivo, che significa che da un certo punto in poi io avrò la presenza dei poli dovuti alle capacità e quindi potrò valutare una frequenza di taglio superiore dell'amplificatore. Come al solito andando a mettere a meno 3 dB sotto il valore a media frequenza. Quindi per quello che riguarda il guadagno differenziale è quello di un emettitore comune. Le cose invece cambiano un po' quando vado a considerare il guadagno di modo comune. Perché? Perché mentre nel caso differenziale quello che abbiamo qua sotto non conta niente, nel caso dell'amplificazione di modo comune io qua sotto ho uno specchio di corrente che è attraversato da corrente. E lo specchio di corrente noi abbiamo visto che offre un'impedenza che è data da un cappio RC. Possiamo anche indicare genericamente una R e una C, sappiamo chi sono, ma comunque noi troviamo un cappio RC. Chiaramente anche il cappio RC si può sdoppiare, no? La resistenza mi produce due resistenze di valore 2R, la capacità mi produce due capacità di valore C mezzi. E quindi ciascun mezzo circuito in realtà sarà fatto così. Qua ci avrò
2R C. Ora, qual è il problema di avere un cappio RC? Chiaramente, oltre alle capacità interne dei transistori, questa volta io ho questa impedenza sotto il conduttore. Il problema è che esisterà una frequenza per la quale questo cappio, questa impedenza, assume un valore infinito. Quando questa è infinita, l'emettitore del transistore non è più collegato, il circuito smette di funzionare, ossia la funzione di trasferimento ha uno zero. Che vuol dire che ha uno zero? Vuol dire che da un certo punto in poi questo guadagno, invece di diminuire, comincia a crescere. Allora, in che cosa si traduce questo fatto? Se io vado a considerare il diagramma del guadagno di modo comune, che cosa c'è? Sicuramente noi abbiamo costruito l'amplificatore in maniera tale che questo guadagno parta da un valore molto basso. Però, generalmente, la frequenza alla quale io ho lo zero è una frequenza molto più bassa di quelle dei poli interni dell'amplificatore. E quindi, a partire da una certa frequenza FZ, il guadagno se ne comincia a salire con 20 dB a decade, e poi dopo a un certo punto interverranno le capacità interne del transistore e questo guadagno chiaramente deve diminuire. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che anche se voi progettate un amplificatore in maniera accurata, nel senso che questo guadagno è molto più basso di questo, però per effetto dello zero ha una frequenza molto più bassa rispetto a quelle di taglio dell'amplificatore, questo guadagno di modo comune comincia a salire. E questo chiaramente fa sì che quello che cambia è l'andamento in funzione della frequenza del rapporto di reiezione di modo comune. Io devo fare il rapporto di questi due grafici. Trattandosi di logaritmi, questo rapporto io lo posso ottenere facendo la sottrazione di questi due grafici. Quindi che cosa avrò? Il CMRR partirà con un valore abbastanza alto, poi incontro la frequenza dello zero. A questo punto, questo comincia a scendere, poi incontrerò le altre frequenze dei poli e questo avrà un certo andamento. Di sicuro però il guadagno del rapporto, il valore del rapporto di reiezione di modo comune, diciamo, crolla a partire da una frequenza che non è molto elevata e che dipende dalla presenza di questo cappio RC che porta in conto lo specchio di corrente. Quindi, diciamo, occorre andare a verificare se uno usa un amplificatore differenziale questo tipo di andamento con la frequenza. L'ultima cosa che andiamo a vedere, abbiamo detto all'inizio che questo è un circuito integrato, poi in realtà ci abbiamo messo un certo numero di resistenze. Chiaramente nella versione completamente integrata queste resistenze non ci saranno e il circuito sarà realizzato in una maniera leggermente diversa. Allora io vi disegno il circuito e poi diciamo ragioniamo sull'implementazione.
se voi vedete anche, diciamo, il circuito che sta sul vostro libro, l'amplificatore differenziale viene disegnato in questo modo qua. Che cosa è cambiato? Le resistenze di base non le evidenziamo. Qui presumibilmente ci sarà il generatore reale attraverso il quale applicare le tensioni, per cui le correnti di base scorreranno attraverso il generatore di tensione. La polarizzazione è fatta tramite specchio di corrente sul lato delle metture. Le due resistenze di collettore sono state sostituite da dispositivi attivi. In questo caso a noi servono delle resistenze che abbiamo realizzate con dei transistori, ma quello che ci serve è che la corrente scorra dall'alimentazione verso il circuito. Quindi la struttura che noi dobbiamo realizzare è una struttura tipo sorgente di corrente. Vedete qua, questa è una sorgente di corrente, cioè che cosa ci serve? Abbiamo due transistori tipo PNP che hanno quindi gli emettitori collegati all'alimentazione, le basi collegate in comune, uno dei due collegato per mantenere il transistore in saturazione, e noi sappiamo che questa struttura come funziona. Qua ho la corrente di polarizzazione, questa si divide nei due rami, questa corrente viene replicata esattamente da questo stesso lato, per cui il circuito si comporta così come si comportava questo. L'unica differenza è che non ho più elementi resistivi, ma ho realizzato quello che si chiama un carico attivo, cioè ho sostituito a dei resistori dei circuiti attivi che comunque, diciamo, occupano meno aria, sono più facilmente integrabili e, diciamo, poi come vedremo consentono anche di ottenere un guadagno complessivamente più elevato di questo circuito di sinistra.